Cerco di essere più fredda possibile per agire nel migliore dei modi. Il momento del salvataggio è il più critico. Si affronta quel contesto. Prima di tutto si viene presi dall'azione più che dalla paura. Tutto è nato a febbraio del 2023 dopo la strage di Cutro, ossia dopo il cosiddetto decreto Cutro. Io mi aspettavo non grandi cose da questo governo, ma men che mai che facesse un decreto che era tutto l'opposto di quello che c'era bisogno. Allora, dato che vengo dal cinema, sono un regista, ho messo armi e bagagli e sono partito per Livorno e Carrara e ho fatto le prime interviste alle navi a cui venivano assegnati i porti lontani. Non è un'invasione. L'invasione ci fu prima, quando l'Europa conquistò tutta l'Africa e generò povertà e conflitti armati e ora genera il fenomeno dell'immigrazione. Questa sarà la mia prima missione, quindi sono particolarmente tesa ed emozionata. E poi sono partito, mi sono imbarcato con l'Open Arms, ho fatto il viaggio da Carrara fino a Siracusa con loro e lì a bordo le varie interviste. Dopodiché sono andato a Lampedusa e a Lampedusa un altro mese di interviste e una bellissima esperienza con i piloti volontari, con l'aereo dei piloti volontari alla ricerca dei naufraghi. Perché parliamo di barche molto piccole che non sono fatte per andare in alto mare. Ogni minuto conta, quindi cerchiamo con le navi ONG di individuare queste barche il più presto possibile per salvarle prima possibile. Io ho la presunzione di voler smontare questo decreto Cutro. È una cosa abominevole, è una cosa anticostituzionale, men che mai per un paese democratico come dovrebbe essere l'Italia. Quindi ho voluto realizzare un prodotto con un linguaggio veramente molto semplice, molto elementare, proprio per coinvolgere la popolazione, aprire le coscienze a tutti. Volutamente non ho voluto mettere immagini né di feriti, né di morti, né di sangue, nemmeno i sacchi neri, proprio perché non voglio arrivare a toccare la pancia, ma voglio toccare il cervello e il cuore. Pare che questi campi in Albania, che costeranno 1 miliardo, si farà e altro che porti lontani, oramai proprio un altro esilio per questi disperati che arrivano. A buttare via 1 miliardo per una capienza di 6.000 posti in un anno, quando ne abbiamo 150.000 arrivi ogni anno, è veramente una presa di giro. È per fare uno scaricabarile, ma al solito, come credo di aver documentato bene nella mia opera, è tutta una messa in scena, è tutta una farsa, volutamente a scopo elettorale si cerca il nemico è il migrante, il nemico è accompagnato dagli altri nemici che sono le navi ONG a cui viene data la colpa di essere gli scafisti, addirittura si dice senza le ONG non ci sarebbero i migranti, non attraverserebbero. E è tutto falso, è falsissimo. Il 93% dei salvataggi in mare viene fatto dalla Guardia Costiera e dalla Guardia Finanza, non dalle ONG. Quindi se mi togli le ONG, il 93% viene comunque salvato. Le ONG fanno un piccolo passo oltre, tappano i buchi dove volutamente o involontariamente, non so che dire, lo Stato italiano e la comunità europea lasciano dei vuoti che vanno colmati e questo lo fanno i volontari delle ONG. Teniamo conto che l'Europa fa molto più di quello che fa l'Italia, perché se l'Italia dovesse prendere le famose quote e dividersi gli extracomunitari come ci sono in tutti i paesi europei, prende anche in Italia, l'Italia dovrebbe prenderne 1 milione, 1,5 milioni, quindi noi siamo in arretrato. Ripeto, è tutto un gioco di propaganda. Noi abbiamo bisogno disperato. Certi lavori i nostri italiani non li fanno più e abbiamo bisogno di persone che vengano a farli. Guarda, è di pochi giorni fa, mi sembra 3 settimane fa, la richiesta di 1 milione di badanti. Sai quante ne sono state accolte? 100.000. Tradotto, 900.000 saranno a nero. Non si farà meno 900.000 badanti, ne abbiamo bisogno, quindi 900.000 saranno a nero. Questa è la volontà di non farli partecipare attivamente alla nostra società per delle ideologie stupide, troglodite, non so in che altri termini usare. Per me ti aggiungo un'altra cosa, l'assegnazione dei porti lontani, ormai è passato un mese,
se non era la Humanity One, ma non vorrei sbagliare, comunque una nave ONG arrivata a Carrara, durante i 4 giorni di tragitto per arrivare al porto lontano, 3 donne hanno abortito. Quindi a Carrara sono sbarcati 3 feti morti, se sbarcavano in Sicilia erano 3 bambini vivi. Ecco, questo è il governo della natalità. Scusa la polemica, ma ci voleva. 7.000 persone nel giro di una settimana, come di solito i lampedusani hanno aperto le porte, hanno fatto da mangiare, hanno protestato insieme, ma non protestato contro i migranti, ma contro un governo che era incapace di gestire la situazione. Pietro Bartolo è un personaggio mitico, non so che dire, io l'avevo conosciuto un anno fa e mi colpì molto, anche molto toccanti le diapositive che lui proiettava. L'intervista che ho messo nel documentario dura pochi minuti, io ho quasi un'ora di riprese dell'intervista a Pietro Bartolo, penso successivamente farò un appendice a questo documentario proprio per dare ancora più spazio alle cose belle, forti e intense che dice Pietro Bartolo, che comunque io ho messo nel montaggio, nel finale, proprio perché lì c'è un grande pathos ed è un crescendo che arriva piano piano fino alla fine, quindi obbligatoriamente lui doveva essere in fondo per arricchire la forza del documentario.